da tanto che non andavamo in bicicletta tra il Lusco e il Brusco. Bonjour, vous désirez? E l'allegria del saluto che la panettiera riserva solo ai primi clienti. Complicità dell'alba. Abbiamo le spalle l'erba alta e l'umidore del frutteto. Davanti a noi, come un respiro caldo che si sprigiona nell'ombra, l'odore ha preso tutti i marroni, tutti i rossi con un po' di acido verde. Un porto non si beve, si centellina, per via della sua vellutata densità, ma anche per l'ostentata parsimonia. Di Jacques Brel avevamo molte immagini, ricordi adolescenziali legati alle canzoni. Le corps bien au chaud, les yeux dans la bière, chez la grosse adrienne de mon talent. Avec l'ami Jojo et avec l'ami Pierre, on allait brûler nos 20 ans. Ma la prima sorsata comincia ancor prima di averla inghiottita. Un verde Irlanda, pisello secco, nebbioso whisky ruvido, selvatico e solitario come i campi di torba, l'erba falciata. All'improvviso vediamo davanti a noi il marciapiede e l'edicola dei giornali. Com'è strana un'automobile. È allo stesso tempo una casetta conosciuta e una navicella spaziale. Nei film, i giornali sono spesso rappresentati dalla frenesia delle rotative, dalle grida degli strilloni nelle strade. Oh. L'apparente immobilità dello scenario ormai si sente come un richiamo. E ora, in 2 secondi, una ventata di gioventù.